Andiamo avanti. Continuiamo questo viaggio meraviglioso con il segno della bilancia, con il segno della bilancia. Il segno della bilancia, diciamo che da un punto di vista economico-finanziario tende a essere un po' sfigato. Il segno della bilancia tende a essere un po' sfigato perché diciamo non riesce a ottenere spesso dei risultati. Il segno della bilancia è molto superficiale da questo punto di vista, quindi per fare soldi non serve superficialità. Non ci sono pianeti ostacolanti, comunque, questo dobbiamo dirlo: pianeti ostacolanti non ce ne sono. Il segno della Vergine è un segno che ha possibilità, diciamo, da un punto di vista economico-finanziario normali. Non difficilmente il segno della Bilancia diventerà proprio ricco, ricco, però non tutti, ci sono anche casi in cui ci possono arricchirsi. In effetti, abbiamo il 2 di bastoni che rappresenta proprio una ricerca dell'estetica, quindi se il 2 di bastoni rappresenta proprio la scelta estetica e purtroppo ci saranno grossi cambiamenti, è uscito la morte, rappresenta per la bilancia un cambiamento, è uscita dritta però un grosso cambiamento, non è detto che sia un cambiamento positivo, quindi per la bilancia c'è il rischio un po' di miseria, diciamo, da questo punto di vista, soprattutto perché ti dedichi da un punto di vista sentimentale, affettivo. Quindi la bilancia deve stare molto attenta che ci sono più segnali di povertà che di ricchezza, insomma. Quindi questo vediamo però cosa ci dicono anche i tarocchi Zen, perché noi prendiamo anche i tarocchi Zen. E vediamo se il Tarocchi Zen ci può dare qualche possibilità in più al segno della bilancia che sta andando un po' di merda, diciamo, da questo punto di vista. E vediamo un attimino il segno della bilancia cosa ci dice. Periodo di solitudine, quindi anche chiusura da un punto di vista economico, chiusura anche un po' da un punto di vista finanziario. Però ci sono opportunità, quindi il nero rappresenta nessuna cosa, tutte le cose, un po' il jolly, un po' la matta, quindi devi accettare i cambiamenti che sono della bilancia, altrimenti se non accetti i cambiamenti te lo prenderai in quel posto. E quindi passato il segno della bilancia, passiamo al segno dello scorpione. Segno dello scorpione che si sta attraversando un periodo di forti contrasti. Secondo lo Scorpione è un periodo di forti contrasti, un periodo in cui ci possono essere delle situazioni anche negative. Ringraziamo Anna Maria. Possono esserci situazioni anche negative per lo Scorpione, quindi lo Scorpione ha bisogno di prendersi i suoi tempi e di prendersi le sue cose, quindi ci sono un po' di ostacoli, devo dire, da un punto di vista astrologico ci sono tanti pianeti che sono in opposizione da un punto di vista finanziario, quindi bisogna riverificare. E, la papessa rappresenta, non è qualcosa di negativo per lo scorpione, rappresenta però un po' il suo carattere manipolativo. La papessa tende a essere manipolativa, quindi manipolando si possono ottenere anche i soldi. Però c'è il cavaliere di bastoni che ti dice che sei ancorato al passato, quindi la papessa, vedete che questo guarda indietro praticamente. Quindi la papessa e il cavaliere di bastoni ti dicono che stai andando indietro più che andare avanti. Insomma, caro scorpione, devi darti una mossa. E qua poi viene fuori l'otto di bastoni che rappresenta proprio la tendenza alla passionalità. Purtroppo hai la testa da altre parti. Sei messo in una situazione, diciamo, di ostilità, quindi da un punto di vista economico-finanziario la papessa e tutte le carte che sono uscite indicano che per lo scorpione non è il suo momento, bisogna attendere tempi migliori. In questi periodi bisogna non far cazzate, perché questo è da tenere presente. Se tu fai delle cazzate, poi ne pagherai fortemente le conseguenze, quindi evita di fare cazzate, perché questo è quello che spesso capita allo scorpione, quello di fare delle minchiate belle e buone. Vediamo cosa ci dice i tarocchi Zen
di Osho. Attenzione, attenzione, caro Scorpione, perché incontrerai delle persone false, delle persone che ti possono indirizzare, diciamo, su una cattiva strada. Devi imparare a, vedi, che ti possono produrre anche esaurimenti, situazioni negative. Devi cercare di puntare più sulla... e ti senti un po' in gabbia, insomma, quindi questo è un po' una cosa fondamentale. Bene, quindi queste sono le situazioni basiche, diciamo, ringrazio Lorena, sono le situazioni basiche che, quindi lo Scorpione deve starsene un po' fermo perché non è il momento giusto. E passiamo al segno del Sagittario. Sagittario, al Sagittario, diciamo, è un altro segno che non ha, come dire, con i soldi un buon rapporto. Spesso il Sagittario è povero in canna, spesso il Sagittario, diciamo, commette degli errori, commette delle situazioni che possono essere anche devastanti da un certo punto di vista, quindi il segno del Sagittario deve recuperare, diciamo, molto, quindi questo è da prendere in considerazione, insomma, il segno del Sagittario deve prendere in considerazione questa situazione. Qua, diciamo che il segno del Sagittario avrà fortuna in amore in questo periodo, quindi l'amore sta andando bene, e si innamorerà o farà innamorare delle persone, quindi sta andando bene a questo punto di vista. Da altri punti di vista, però, si innamorerà di una persona manipolativa, e quindi se ti innamori di una persona manipolativa, i soldi te li frega, non te li dà. Quindi attenzione, che lo segno del Sagittario, a non innamorarti di una persona manipolativa che potrebbe più che altro rovinarti la vita. E infatti abbiamo il 3 di spade, che rappresenta un po' questa possibilità di qualcuno che ti vuole fottere, diciamo. Vediamo sempre per il segno del Sagittario cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho, sempre per il segno del Sagittario, che ha le energie concentrate su altre situazioni, su altri fattori. Vediamo un attimino il segno del Sagittario cosa ci dice. Sì, è un segno che si presenta con innocenza, quindi devi trovare un po' di forza interiore, completare un tuo puzzle. Direi che da un punto di vista economico, finanziario, prova a sperimentare nuove cose per avere eventualmente possibilità, ma non è un buon periodo, mi spiace dirlo, anche per il Sagittario è un periodo abbastanza negativo. Ma per intanto iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Ovviamente seguimi su Instagram, ovviamente su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.